Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con la nostra campagna con gli Uesugi o più semplicemente con la campagna con il Giappone. Come vedete, nel primo episodio abbiamo già praticamente preso praticamente il dominio di tutta la parte nord dell'isola e adesso ci accingiamo a fare qualcos'altro. Comunque, come al solito, per far proseguire la campagna e supportare il canale, lo step di mi piace da raggiungere è sempre di 80 mi piace. Detto questo, proseguiamo. Direi di... Avevo mandato proprio alla fine dello scorso episodio, prima di chiudere il gioco, avevo mandato un diplomatico in Giappone. Io richiamerei quello dal... Perché in teoria se io mi espando, perché vediamo che se ci vediamo bene avevamo una coalizione, un rischio di coalizione abbastanza elevato. Che questo cala di quanto? Andiamo a vedere la mappa diplomatica. Allora, aggressive expansion qua è 13, mentre qua è 25, meno 1.9 all'anno. Però stavo migliorando le relazioni apposta. Allora, gli Ottomo vogliono un matrimonio. No, per il momento no. No, grazie Ottomo, guadagniamo 1.3. Vorrei andare a conquistare questi territori che sono abbastanza... Eccoli qua. Sì, però io prima... Ah, che non riesco a farlo tornare. Però aspetta, aspetta, Allora, ti metto un attimo qua di fianco. Ok. Fammi tornare questo. 3 giorni, dai, dai, 3 giorni, 3 giorni, 3 giorni, 3 giorni, 1, 2. Ok, sì, tanto a parte che mi sembra un mese il tempo per accettare la richiesta. Io faccio... Fabbrichiamo un reclamo su Dewa. Dewa, ok. Accetta. Adesso accetto. In teoria dovrei avere un claim. Magari me lo danno come territorio. Comunque siamo in guerra con Shiba e Ouchi. Shiba e Ouchi. Quindi noi in teoria ci dovremmo occupare degli Shiba. Quindi tu in teoria vieni qua. Ok. Ai ai ai, gli Yamata li vedo un po' male. 8.000 uomini. Abbiamo aumentato il limite dell'esercito, adesso abbiamo aumentato... Sì, abbiamo di uno, prendiamo un Asian Aitachi. Prendiamo un Asian Longbow, arciere lungo asiatico. Qua c'è un forte e basta, cioè non è manco un forte, quindi basta. Eh sì, gli Yamata hanno perso. Quindi la guerra non inizia bene. Ok. Ah, gli Shiba hanno anche questi altri territori. Questo non è un forte. No. Allora, se noi riusciamo a fare un bel blob qua. Attach this unit. Vieni qua, andiamo a conquistare la capitale. Tu non vieni però, sei una merda. Forse perché sei tu il leader della guerra. Penso proprio di sì. Take capital Izumo. Aspettiamo che di finire qua la costruzione del nostro altro fante. Vediamo se riusciamo in qualche maniera. Ok. Fatto un altro fante. Hanno 6.000 uomini intanto questi qua, eh. Ok, forse adesso vi siete più convinti nel... Andiamo qua. No, voi volete restare lì? Vabbè, restatevene lì, non cagateci le palle. Con chi siamo in guerra comunque? Con gli Shiba e gli Ouchi, ok. Allora, togliamo dalle palle gli Shiba. Mi spiegate cosa state facendo voi? Non ho idea, non mi interessa. Mettiamo velocità 3, tanto loro sono qua che assediano la capitale degli Yamata. Giusto, sì, Yamana, non Yamata. Quanti
Tante altre guerre, un Giappone già bellicoso, a quanto vedo. Ok. Questi qua sono, il nostro obiettivo è gli Ouichi, che sono in guerra. Hanno due guerre, eh? Sì, anche i Yosokawa hanno dichiarato guerra agli Ouichi, ottimo. Però è alto la loro voglia di fare guerra, eh? Noi faremo una guerra pace separata magari con questi qua, gli chiediamo Dewa. Dewa, Dewa, Dewa. Tanto qua assediamo. Tu cosa... Io mi chiedo cosa stia facendo questo qua. A casa mia. Vabbè. Fatto sta che gli Ouichi dovrebbero avere poco entusiasmo, perché qua a breve la loro capitale cadrà. E niente, allora, abbiamo un po' di soldi, costruirei... Quante le nostre navi? 2 di 4, ok, farei... E anche gli altri hanno dichiarato guerra agli Shiba, strano. Tutti che vogliono i territori degli Shiba. Farei un paio di navi, due navi commerciali, in modo tale da mandare magari qua... Per accrescere un po' il nostro guadagno. Ok, abbiamo rotto le mura, fatto breccia. Ottimo. Questi qua sono il mio prossimo obiettivo. Soprattutto non sono giapponesi. Che cultura hanno? Ainu. Sono proprio Ainu. Vabbè. Da 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 sta musica giapponese. Ok, non stiamo bloccando. Hanno delle navi i nostri nemici? Non penso. Mandiamo le navi qua a fare un po' di blockade. Di blocco portuale. Sì, ce le hanno qua loro in teoria le navi, ma non vedo come possono intimorirci. Ok. Ok, questa sera dovrebbe finire molto presto, tu non so cosa stia facendo qua. Tutti e due hai ancora, eh? Vabbè, chi se ne frega. Cioè, gli Shiba hanno tutto il loro territorio occupato. E sono dai. Interessante come cosa. Davvero interessante la mappa della coalizione. Ok, siamo già a 23, 25, 23. Qua in pratica già non si arrabbiano manco più qua. Nella parte sud. Dai, 21%, su, su. Qua stiamo finendo i nostri core. Guardate il tizio giapponese lì. Ok, adesso abbiamo anche il claim su questa città, ottimo. Su. Dai. Cadi. Sta per arrivare alla prossima fase dell'assedio. Ancora nulla. Porca miseria che odio. 35%. Abbiamo rollato un 7. Sarebbe ideale rompere ancora una volta le mura. Potevano sforzarsi un po' e fare delle iconcine per le città asiatiche però, eh. Tanto qua gli Ouichi sono completamente sotto assedio. Infatti sono scesi a medium. Se questo qua si decidesse a muoversi qua sotto, io attaccherei questa armata e concluderei la guerra. Ok, questi qua hanno deciso di muoversi nel frattempo. Stanno venendo ad attaccarmi, ritiriamoci nei nostri territori, sulle hills. Attenzione. Aspetta, c'è un fiume qua. Mino, no, loro arrivano da qua, quindi non ci interessa. Yamaha ha accettato... Sì! Goda, ha funzionato il nostro piano. Godo, 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 godo. Shiba will see Dewa to Ezuji. Shiba will for 10% di ogni Yamada. Perfetto, godo, godo, godo.
Ok, ma quello che volevo fare l'ho fatto, adesso sono cavoli tuoi, non mi venire a scocciare. 63 punti amministrativi, risparmiamo anche un pochino, ci ha aumentato il nostro... Sì, 32, aia. Si è incazzato ancora di più. Si è incazzato ancora di qua, non so cosa sia. Piano comunque è riuscito. Fabbrica un reclamo su... Shiberishi qua, Shiberishi, che cacchio è? Ok. Qua l'arresto, come si chiama? Aumentiamo l'autonomia, va. Aumentiamo l'autonomia. Ok. Mandiamo l'esercito qua. Hills, praticamente non ci sono montagne a quanto vedo. Andiamo a vedere nella mappa semplificata che è più facile. Hills, Hills, Farmland, Hills, Grassland. Abbiamo praticamente tutte le colline, le abbiamo noi. Mountains qua. Abbiamo delle montagne qua. Amuzu, quindi questa qua sarà praticamente il nostro territorio di difesa se verremo attaccati. Wow, gli Osaka hanno perso. Interessante. E anche gli Yamata hanno di nuovo perso. Ah no, gli Yamata hanno vinto questa volta. Bene, sono contento che il mio piano per una volta, una mia idea abbia avuto successo. Sono davvero contento. Mentre il nostro emissario sta sempre migliorando le relazioni con il Giappone. Giappone. Più 16. Più 118, ottimo. Qua abbiamo del grano, materiale portuale, pesce, grano. E ora, qua soprattutto abbiamo l'oro. Produzione ancora bassa, migliorerà sicuramente. Tanto il mondo è in guerra, il Giappone è in guerra, guerra totale. Gli Ottomo se ne stanno lì bravi bravi, senza fare danno. Prestigio però zero, avrei gradito un po' di prestigio io da queste guerre, eh. Cioè, abbiamo conquistato mezzo Giappone già e nessun prestigio, vabbè. Tecnologicamente, Madonna, quanti punti ci vogliono? Ci vogliono 919 punti per fare la tecnologia, vabbè. Mi sa che per un po' dovremmo restare con le tecnologie che abbiamo. Io vorrei vedere quanti soldati hanno gli Anu. Militare, Armies, Anu. Totale di 6.000 uomini. Abbiamo aumentato il nostro limite. No, anzi siamo più uno nel... Siamo più... Com'è possibile che siamo più uno adesso? Che abbiamo un territorio in più. Non me lo spiego sinceramente. Il nostro manpower è quasi al massimo. Tecnologicamente sono anche loro al 2, quindi non hanno nessun vantaggio di sorta. Portiamo le navi qua, questa qua la mandiamo a proteggere. Ci costa più proteggere che averle, vabbè. Teniamocele. Ok, qua stiamo facendo il claim. Continuano le guerre. Perché dovrebbe essere proprio economico conquistare questi territori. 27, sì, sono proprio economicissimi. Qui cos'è? Jianzhu, vabbè. Vabbè. Qua c'è la Corea, c'è il Giappone. Non lo so, adesso volevo vedere un po' qua com'è la situazione, facendo i ribelli. Adesso gli Yamata cosa stanno andando a fare? Con chi siamo ancora in guerra? Non so quali siano i piani adesso. Hai fatto tutto quello che dovevi fare. Gli Hosokawa qua... Gli hanno preso quello che volevano, la loro capitale, mi sa. Vabbè, cavoli vostri. 02 a 08 costano 17. No, teniamolo in porto per il momento.
Non mi spiego sinceramente come sia possibile che... Dov'è? Ha fatto la pace, se l'è presa alla fine del territorio. No, ha fatto una pace bianca, ha fatto. Wow, interessante. Interessante. Non mi spiego come sia possibile che adesso siamo negativi. Cioè siamo uno in più. Non me lo spiego. Probabilmente tornerà più uno con... Forse perché abbiamo aumentato la... l'autonomia. Ah, probabilmente per l'autonomia. Vabbè. Deny fertilità, deny... Sì, vabbè, 5 di... Io aumenterei... il... un po' di sviluppo qua. Giocherei un po' con lo sviluppo. Aumenterei la produzione... Spend 77, sì, spendiamo le 77. In modo tale da avere un po' più di produzione. Qua è un 3-3 cose, no, non andrei a spendere. Qua andiamo abbastanza con le tasse. Ok, Dewa è nostra, ottimo. Adesso vediamo se abbiamo raggiunto il nuovo limite. Sì, 5 di 5. Se io adesso dichiaro guerra a questi qua. Declare war. Ah, non vero, non ci ho pensato, che idiota. Come vassallo non posso dichiarare guerra on your liege. Posso dichiarare guerra solo altri daimyo. Porca troia, non ci avevo pensato. Che idiota. Vabbè, faremo guerra ad altri daimyo. Il problema è che... non vorrei che il Giappone si arrabbiasse più di troppo. Qua c'ha il tè. Allora, io allora fabbricherei un po' di clay in modo tale da risparmiare un po' di punticini. Voi siete i miei rivali? No, c'ho pochi rivali, aspettate un attimo. Io perché un po' di rivali sono andati a farsi benedire a causa della guerra. Ah, non ho rivali. La mettiamo gli Imagawa e gli Atakayama. Ok, portiamo l'esercito qua. Tuttavia siamo a rischissimo di coalizione in caso di guerra contro questi qua. Gli attacchi... questi qua, wow! Sono mica... un po' più grossi. Tu con chi sei alleato? Con nessuno. Allora, show province, diplomacy. Abbiamo un claim. Vediamo se riusciamo a fare lo stesso giochino. Magari loro nella pace ci danno a noi, anche se non è la stessa guerra. Vabbè. Buono, buono. Comunque direi che per questo episodio è tutto. Abbiamo fatto... abbiamo guadagnato un'altra provincia. Errore di... però mica contro il Giappone, Dio santo. Allora, facciamo... rallentiamo il tempo, mettiamola a 2, vediamo un attimo come... se il Giappone interviene. Cioè vogliono conquistare... cosa volete conquistare? Che palle, non è la guerra che mi interessa più di tanto, però... Cioè proviamo a fare lo stesso giochino fatto con... perché è un reclamo su Echu e ok, direi che adesso abbiamo fatto anche questo, forse possiamo accettare, non vedo Ishimazu, anche se sono entrato in guerra con loro. Quanti uomini hanno qua? Ma direi che ce la potremmo fare. Siamo già al limite. Comunque, per vedere i risultati di questa guerra lo faremo nel prossimo episodio. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao ciao.